Ed eccoci qua con questa nuova edizione di Contatto, dunque all'indomani delle dimissioni di Silvio Berlusconi, regolarmente avvenute. Del resto il mio dubbio era lecito dopo il diciassettennio appena trascorso. La nomina dunque a Presidente del Consiglio in pectore di Mario Monti è a sua volta avvenuta nel tardo pomeriggio di domenica e dunque si profila un periodo apparentemente nuovo per l'Italia. Dunque, mentre registro questa edizione di Contatto, devo sottolineare una dichiarazione di Berlusconi che appare nelle agenzie, che rivendica con orgoglio quanto siamo riusciti a fare in questi 3 anni e mezzo segnati da una crisi internazionale senza precedenti, e dice appunto queste frasi in una lettera inviata al congresso alla destra di Storace, aggiungendo: alla fine in Parlamento ha prevalso la logica dei piccoli ricatti e del trasformismo. Dunque Berlusconi ammette i ricatti, ammette la sua politica basata sulla compravendita delle persone, ammette di aver ceduto e magari anche di aver fatto dei ricatti. Questa parola dunque servirà, credo, anche ai magistrati che lo indagano a Napoli per la vicenda di La Vitola e anche per altre vicende, quella di Papa, che è già in carcere, tutto quanto. Insomma, la parola ricatti è la famosa parola magica che dunque viene servita sul piatto d'argento ai magistrati che indagano Berlusconi per questa vicenda. Intanto, dunque, nelle prime pagine, Repubblica, incarico a Monti, crescita ed equità sociale è la sua dichiarazione. Napolitano dice recuperare fiducia in Europa. Dunque, non si può più scherzare con il fuoco. Siamo all'inizio dunque di una settimana cruciale che dovrà intanto nominare, dovrà vedere la nomina dei 12 ministri. Io però vorrei soltanto proporvi qualche secondo delle dimissioni di Berlusconi avvenute al Quirinale sabato sera con una Roma presa d'assalto dai cittadini armati di bottiglie di spumante, di strumenti musicali e soprattutto di tanta voce che hanno sprigionato per urlare tutto il proprio disprezzo nei confronti di Berlusconi, ma soprattutto tutta la propria felicità per la fine di un'epoca. Ecco, questa dunque è la piazza del Quirinale, dove appunto abita Giorgio Napolitano, e pensate che tutto il centro di Roma è stato invaso da migliaia di cittadini, festanti che hanno occupato le varie strade del centro. Addirittura c'erano persone in via del Corso, in piazza Colonna, dove ha sede, Palazzo Chigi, dove c'è appunto l'esecutivo. E dunque vuol dire siamo nell'ordine di qualche chilometro quadrato, insomma, di centro città invaso dai cittadini festanti per le dimissioni di Berlusconi, che peraltro è arrivato al Quirinale, non si è fatto vedere all'uscita, probabilmente è uscito con un furgoncino blindato che ad un tratto, durante la diretta proposta da tutti i quotidiani online, si è visto passare così da solo andarsene da questo palazzo, anche perché uscite secondarie dal Quirinale non ce ne risultano a parte quella ufficiale, in quanto il Quirinale sorge, un'ala del palazzo sorge su uno strapiombo e un'altra ala sorge su una strada dove non ci risulta ci siano portoni da cui uscire. Dunque, con tutta probabilità era quel furgone blindato che si è visto uscire con Berlusconi con i vetri scuri e quindi un furgone anonimo sul quale sarebbe stato caricato per evitare appunto il linciaggio suo, anche personale, perché c'erano davvero problemi di sicurezza. C'era una cordata di poliziotti a trattenere questi cittadini e alla fine, ripensando al giorno dell'Hotel Raphael di Bettino Craxi, quando fu preso a colpi di monetine, viene quasi una tristezza perché in confronto erano quattro gatti all'epoca
in cui senza internet, senza mobilitazioni di Facebook, parliamo del 92, insomma, era un'altra era, era diciamo, archeologia, no? L'idea anche dei primi telefonini uscivano all'epoca, era una cosa avere un telefonino. Nel 92 significava quasi essere degli appestati che se la tiravano, quindi dicevo, non c'erano mezzi di collegamento e soprattutto di comunicazione che potevano mobilitare migliaia di cittadini, come invece è stato per questa storia triste fine di Berlusconi, che appunto finisce nell'epoca di internet con chiaramente un elettorato giovane molto più informato e molto più sgamato rispetto a quello che poteva esserci nel 92, anche se io nel 92 ricordo che c'era molto odio che si nutriva nei confronti di Bettino Craxi quando soprattutto si vedeva nei telegiornali essere intervistato. Io vorrei intanto proporvi la prima pagina di Libero di oggi, di domenica, eccola qui. Dice praticamente, apre con occhio ai portafogli e la manifestazione di Roma viene riportata a metà pagina qui, con questa fotografia centrale in cui si riconosce in primo piano Gianfranco Mascia, che come sapete è un po' considerato il simbolo del popolo viola, che lavora negli uffici d'Italia dei Valori di Roma e che appunto spesso si presta, insomma, in queste manifestazioni romane col megafono ad andare a manifestare o a protestare quando si tratta di farsi sentire, quando si è trattato, insomma, di farsi sentire fuori dai palazzi, sotto votazione piuttosto che sotto decisione della Consulta o di altri organi. Questa foto ha un titolo: Non cambiano mai, due punti, monetine contro Silvio, urla e insulti dai nuovi alleati di sinistra. E poi dentro a pagina 10, pagliacci in piazza, trenini, champagne, monetine, festa al Quirinale per la caduta, la folla esultante e la replica. E poi che risate tristi, a pagina 11, la sinistra non cambierà mai. Cori da stadio e insulti, ci si mette pure Bersani, ma è una sconfitta di tutta la politica. E invece cosa richiama il titolone di apertura di Libero? Occhio ai portafogli, arriva il signor Tasse. È ovviamente il titolo riferito a Mario Monti, al ruolo che avrà di presidente del Consiglio, che tra l'altro non abita a Roma. E i giornali riportavano che ieri andava in stazione Termini, così anonimamente col cappotto, a prendere la moglie che arrivava, appunto, sembra quasi di ricordare i tempi di De Gasperi o quando i grandi statisti del dopoguerra immediato addirittura si presentavano a Roma con i cappotti rivoltati, perché ovviamente all'epoca non c'era nessuna forma di casta. Vabbè, comunque, il riferimento di apertura di Libero è appunto riferito a Monti e poi è ripreso all'interno di Libero. Dove appunto troviamo l'argomento principe che è: non possiamo più mantenere debito pubblico e mezzogiorno, un argomento assai leghista che ci ricorda e ci rimanda ai tempi di Gianfranco Miglio, di quando la Lega Nord era un movimento rivoluzionario, reazionario, quando Bossi parlava apertamente di mafia e non voleva saperne di Berlusconi. Quindi torniamo all'origine, no? Con questo argomento sulla questione del Mezzogiorno, l'Italia che produce, l'Italia che ne approfitta e si fa mantenere, che per tradizione è stata in parte quella del Sud, e dunque si torna a questo argomento appunto per forse aizzare, insomma, un po' le coscienze e forse per ritrovare una nuova Lega Nord, nuovi leghisti, da quelli attuali dove si ricicleranno, finito Berlusconi e finito Bossi. E dice: per l'allievo di Miglio, che è l'ideologo storico della Lega Nord, che fu all'epoca Lega Lombarda, le aree produttive non riusciranno a garantire il parassitismo. Meglio che il Nord ripiani il debito e il centro-sud risolva i suoi problemi in autonomia. Questo è un po' in sintesi, il cuore del discorso e dell'argomento di apertura di Libero, col quale non vado oltre, vado semmai sulle prime pagine dei giornali di oggi, di domenica, mentre il registro è domenica sera. Repubblica, Berlusconi lascia la piazza in festa, oggi Napolitani dà l'incarico a Monti, scontro su Letta, vice premier. E poi alcuni editoriali, un cittadino al servizio del paese a firma di Eugenio Scalfari, che è il solito minestrone, un crogiolo dei principali argomenti della settimana, però più interessanti sono certamente Curzio Maltese a metà pagina, cade la maschera del grande seduttore,
parte dicendo che il passaggio di consegne dal giullare al salvatore della patria è una ricorrenza quasi religiosa, dunque rifacendosi anche ai miti storici che hanno caratterizzato l'Italia, di Mussolini, che anche lui fece questa fine, insomma, è un po', come dire, riprendendo l'abitudine, purtroppo cattiva degli italiani di farsi un po' prendere sempre per schiavi e non essere abbastanza reazionari, ma avere i cambiamenti sempre per merito di qualcun altro, per un interventismo spesso anche dovuto a forze maggiori, o perché sono gli americani, o perché è la guerra, o perché in questo caso è la crisi economica. Claudio Tito scrive: il professore chiede dentro anche i leader, dunque si parla del toto ministri e dell'idea, insomma, che Mario Monti avrebbe di formare il proprio esecutivo, dunque ci sarebbe poco o nullo spazio, a quanto si sa, al momento in cui registro per i ministri vicini a Berlusconi. E poi quei pozzi avvelenati dalla giustizia alla RAI, titola Francesco Merlo e fa insomma una analisi del fatto che il Berlusconi e il berlusconismo, la sua politica, il suo corrompere le persone, ha corrotto le istituzioni e ha tolto l'aureola, diciamo così, del prestigio delle istituzioni in tutte le istituzioni, in tutti i gangli dello Stato, che lungo l'anno, grazie anche al metodo P2, ha favorito dunque i paraculi, i venduti, le persone asservite a discapito delle persone meritevoli, e che tutto questo ha creato un grande danno e purtroppo, ahimè, una grande consapevolezza secondo cui se vuoi arrivare devi darla e non devi essere bravo, perché questo oggi è. E il massiccio ricorso ai casting per i film, i telefilm, le fiction e queste madri che impazziscono, che pur di vedere le figlie ricche sono disposte a farle prostituire, dimostra proprio il degrado, diciamo così, in cui è caduta l'Italia. I suoi gangli, o perché magari fa la puttana e viene candidata o portata in consiglio regionale, piuttosto che, insomma, tutto questo denota proprio la rovina, ecco, che il berlusconismo ha portato in questi anni, ed è quindi indicato in questo articolo di Francesco Merlo. Dopo 17 anni, sipario sulla videocrazia, titola Filippo Ceccarelli, e il titolo è già abbastanza chiaro. Ovviamente, poi l'interno delle pagine, le prime 20 pagine, sono dedicate dunque alla caduta di Berlusconi. C'è la cronostoria della giornata con tutte le tappe, le riunioni che hanno portato Berlusconi a convincersi, insomma, che non ci sarebbe stato motivo di insistere e non c'erano più appigli per rinunciare alle dimissioni. E dunque passerei avanti, verrei al Toto Ministri. Toto Ministri che va aggiornato perché ve ne ho presentati alcuni nell'edizione scorsa e ora ce ne sono in lizza alcuni altri, a partire sono tutti, quasi tutti, insomma, professori universitari, un po' della Bocconi, dunque un po' della Cattolica, insomma, rischiamo un esecutivo in un sol boccone, della Bocconi. Quindi Tabellini, professore di economia alla Bocconi, è impredicato per diventare il nuovo ministro dell'economia. Giuliano Amato è una minestra riscaldata, ahimè, già premier, candidato al Ministero degli Esteri, dunque a sostituire Frattini. In alternativa si fa il nome di Giampiero Massolo, che vi ho già presentato appunto nella scorsa edizione. L'ex presidente della Consulta Mirabelli Cesare è in pole position per la giustizia a sostituire Nitto Palma. Alternative Pietro Alberto Capotosti e Carlo Nordio. Per quanto riguarda la difesa, al posto di La Russa in lizza c'è Rolando Mosca Moschini, il consigliere militare di Giorgio Napolitano, favorito appunto per questo ministero. Lorenzo Ornaghi, rettore della Cattolica, molto vicino a Comunione e Liberazione, è candidato a fare il ministro dell'istruzione al posto della Gelmini, che ieri era data in lacrime, credo, se non sbaglio, alla riunione di Ferrara, Feltri, Sallusti al Teatro Manzoni di Milano con la Santanchè. E poi Catricalà, presidente dell'Antitrust, in pole position per il Ministero delle Attività Produttive. Carlo Della Ringa, docente di economia alla Cattolica di Milano, resta favorito come ministro del welfare, e l'ex prefetto di Roma Carlo Mosca, che
che non è Mosca Moschini, ma è solo Mosca, è candidato all'ultima ora a fare il ministro degli interni. Questo è il quadro che si profila per il nuovo esecutivo che sarà nominato per forza di cose lunedì perché i mercati non attendono altro tempo e c'è appunto come dire, una situazione che non ci permette di aspettare. Il Fatto Quotidiano prende posizione, finalmente se ne va Maricat Monti. Un titolo che rispettiamo, ecco, questo avverbio finalmente, non so quanto possa essere appropriato per un giornale, comunque che dovrebbe sempre mantenere un certo distacco, anche quando si capisce che è chiaramente schierato, però insomma è un titolo alla fine che certamente i lettori del Fatto condividono. Terremo gli occhi aperti, scrive Padellaro. E poi credo che all'interno sostanzialmente non ci sia nulla di diverso rispetto, anzi ve lo assicuro, non c'è nulla di diverso rispetto agli altri quotidiani che raccontano dunque questa giornata convulsa e soprattutto danno spazio alla festa che si è tenuta per Roma per le dimissioni di Berlusconi. Una pagina dedicata all'iniziativa, quella di Ferrara, gli irriducibili di Berlusconi riuniti contro il complotto internazionale, con questa foto di Giuliano Ferrara con l'occhiolino da Ferrara, Sallusti e Feltri, tutti a Milano per chiedere il voto. Questa ciurma di liberi servi, se ricorderete, che insomma si sono palesati per tali, del resto sono pagati da lui, arricchiti. Da lui, chi glielo fa fare è tirarsi indietro nel ruolo. Loro si prestano al ruolo, liberi servi. E poi questo titolo che ci ricorda un po' nello stile giornale libero, insomma, il Caimano non c'è più, ma lo Stato continua a pagarle, riferito alle ministre, del resto ora dice soubrette modelle igieniste dentali, in un'intercettazione Berlusconi spiegava come si era liberato delle sue girls, e ovviamente insomma, è chiaro che poi non saranno più ministre, non saranno più pagate, oppure matureranno la pensione, comunque insomma alla fine ministre sono state. Con una legge porcata sono state nominate, Berlusconi qualche voto lo ha preso nel 2008 e quindi alla fine è normale che siano pagate. Il Carroccio si è fermato a Roma, Bossi va all'opposizione, la Valseriana non ci crede, la Valseriana è una fetta di territorio della provincia di Bergamo, roccaforte appunto del partito di Bossi, dove appunto Ferruccio Sanz e Davide Vecchi raccontano una sostanziale clima di desolazione e di delusione. Per quanto riguarda la Valle Seriana, ma va sicuro che non soltanto in Valle Seriana, vicino Bergamo c'è delusione, anche in Val Brembana, anche nella pianura, anche a Brescia c'è molta delusione per quanto riguarda la Lega, anche a Milano. La Lega nei sondaggi è data ai minimi storici e poi una pagina dedicata ai leader scomparsi per il bene dell'Italia. Serve un altro Berlusconi, tra i potenti rimane soltanto Putin a difendere appunto l'uomo di Arcore. C'è questa foto di alcuni leader finiti insomma nel dimenticatoio. Chi meglio, chi peggio? Gheddafi docet e dunque spazio anche al sito di Le Monde, il quotidiano francese che dice lascia l'Italia Berlusconi come l'ha trovata. E poi questo articolo che riguarda la Vitola, ho mangiato il fotografo di Corona, non ci sono più notizie, insomma, di un fotografo che collabora con Corona, andato a Panama per incontrare la Vitola, un certo Alan Fiordelmondo, 35 anni, noto nell'ambiente del gossip, secondo l'agenzia avrebbe dovuto incontrare la Vitola e la Vitola ci avrebbe scherzato su dicendo appunto ho mangiato il fotografo di Corona. Fatto sta che insomma è da venerdì che di questo fotografo non si sa più nulla. Un'altra paginata di pubblicità a servizio pubblico, la Rai teme Santoro, Viale Mazzini ha commissionato uno studio sugli ascolti di servizio pubblico per cercare di contenerne l'urto, però insomma penso che la Rai faccia questo anche per altri programmi che se ne sono andati dalla Rai, non è certamente il solo, anche se comunque Anno Zero era uno dei più ascoltati e più seguiti, anche se poi non c'è stato un riscontro effettivo sui donatori che hanno risposto, insomma, all'appello di Santoro a sostenere economicamente il progetto, partito che non ho ancora visto. E basta. Poi passerei velocemente invece al Corriere che apre in prima pagina con addio di Berlusconi, via libera a Monti. Ecco, questa
immagine rassicurante di Berlusconi che saluta e soltanto a metà pagina, in piccolino come ha fatto Libero, serata di tensione in piazza, cori insulti, poi le monetine, cosa che secondo me avvento e soprattutto avvenimento che avrebbe certamente meritato questa visibilità, quella alta in prima pagina, perché se in una democrazia il popolo sovrano è quello che comanda, è chiaro che con un Berlusconi che ha governato in questo modo così disastroso e ha praticamente rovinato un paese, certamente la gente che va in piazza e che gli urla del mafioso, stappa le bottiglie a migliaia che intasa il centro della capitale, è chiaro che avrebbe meritato quel titolo a 9 colonne che invece il Corriere, in maniera molto sonnolenta, ha dato all'addio di Berlusconi, in questo modo così molto molto tranquillo. In salita molto è l'editoriale di Angelo Panebianco qui a sinistra, che ovviamente racconta adesso tutto il futuro, secondo lui, ostico che il nuovo governo avrà. Una gazzarra senza coraggio, scrive Aldo Cazzullo qui, e dice: la folla assiepata nella notte romana sotto il Quirinale a Palazzo Graziolo, più quella che ha puntato su Palazzo Chigi deserto, a urlare insulti, invocare le manette e gettare monetine al passaggio del premier dimissionario, rappresenta uno spettacolo preoccupante, secondo questo giornalista, lo chiamiamo? Vabbè, chiamiamolo giornalista. E poi l'articolo è ripreso all'interno e in sintesi dice: inscenare una gazzarra come quella di ieri sera con le forze dell'ordine costrette a intervenire per l'ennesima volta nel cuore della capitale è il contrario di ciò che il mondo si aspetta dall'Italia, soprattutto è il contrario di ciò di cui l'Italia ha bisogno. È vero che i fischi ai leader perdenti, non un assedio con il centro di Roma bloccato in momenti di tensione come quella di ieri, sono una consuetudine delle democrazie. Un gigante come François Mitterrand trovò ad attenderlo all'uscita dell'Eliseo dopo 14 anni, una folla non proprio amichevole. Dunque, ammette che in tutte le democrazie, in tutte le realtà, quando finisce un leader, un tiranno, viene contestato, però guarda caso per Berlusconi, Cazzullo dice che non era il caso, perché se i mercati avvertono una popolazione così attiva, così sveglia, potrebbero reagire al contrario. Invece io dico che non ha alcun effetto, anzi potrebbe avere un effetto diverso. La settimana in economia è da vivere. Possiamo anche scommettere che la borsa magari rallenterà un pochino la sua caduta, vedremo un po' l'esecutivo, vedremo un po' cosa farà questo governo e soprattutto vedremo che credibilità Mario Monti avrà dall'Europa. Certo non è che dipende da quei migliaia di cittadini che giustamente sono scesi in piazza per liberare la loro soddisfazione. Ecco, Piero Stellino, vabbè, potrei risparmiarvelo, ma purtroppo finisce nella prima pagina di un quotidiano letto anche all'estero, e dunque scrive qui in prima pagina, vediamo un attimo se c'è, ecco qua, il rischio nascosto, piegare le regole. Insomma, con l'arrivo di Monti sembra che Piero Ostellino dica: 17 anni di Berlusconi che le regole le ha rispettate, adesso non sappiamo chi andiamo in mano, no? E pone dei vari scenari possibili, no? Sul governo Monti e nel rapporto col PDL, in base a se è votato o se non è votato, se il PDL lo appoggia o meno, col rischio, insomma, di trovarci un governo non appoggiato dal PDL, nominato da Napolitano e dunque un governo che di fatto non è stato eletto dagli italiani. Questa è la preoccupazione di Ostellino, e dice che ovviamente tutto non è regolare, insomma. Berlusconi è stato osannato dal popolo e quindi non si capisce perché debba dimettersi solo perché c'è questo rischio e questo appello dell'Europa. Caro Ostellino, l'Europa ci ha commissariato e dunque non c'è alternativa. Il capitale di fiducia perso in 1.000 giorni, Pierluigi Battista, direi che il titolo è sufficiente a riassumere il senso dell'articolo. L'ultimo tentativo del Cavaliere, c'è questo romanzo di Francesco Verderami che racconta a modo suo la giornata finale che ha portato alle dimissioni appunto del Premier, che Premier non è più. Si chiude, credo, davvero una pagina lunga, infinita e anche un po' tetra di questa nostra Italia dominata dalla corruzione. Mentre chiudo questa edizione, ripeto, in prima pagina, in carico a Monti, crescita ed equità sociale, Napolitano, recuperare fiducia in Europa. E con questo direi che abbiamo concluso. Ci rivediamo presto e vedremo un po' quali saranno i ministri, ma soprattutto i programmi in vista certamente di un periodo non facile, difficile e forse di uscita dall'euro.